L'MDD, a seconda della gravità, possono essere divise in due grosse categorie, quelle più lievi e quelle più gravi. Prima di classificarle, però, fatemi, per sdrammatizzare un po', ricordare un aneddoto, una frase che a me fa molto sorridere. Una frase che viene detta, che gira nei marina, tra i marinai del nostro Adriatico, tra i marinai romagnoli, che sono un po' con la pancetta, un po' più rozzi dei loro colleghi, più snob del Tirreno, gira una frase, nei marina, nei porti, che è, vai piano, sbatti piano, che è profondamente saggia. Cosa vuol dire tradotto? Non fare il fenomeno quando entri in porto, non fare come loro dicono lo sborone. Vai piano, vola basso, tanto nell'ormeggio una botta la dai, quindi se vai piano fai un danno lieve, se vai forte, oltre a fare la figura del coglione, fai anche un grosso danno. E un po' questo, diciamo, questa perla di saggezza la possiamo usare a 360 gradi, e così per sdrammatizzare la vorrei usare anche per la malattia da decompressione. In sostanza, cosa significa? Che se noi rispettiamo tutti i parametri, no? Rispettiamo le regole che abbiamo visto, male che vada. Se dobbiamo incorrere in quella casistica, rientriamo in quella casistica dello 0,03% e capita proprio a noi, il danno comunque che ci andiamo a procurare è un danno molto lieve che riusciamo a risolvere facilmente. Viceversa, invece, se non rispettiamo questi parametri, facciamo i gradassi, facciamo i fenomeni, ecco che se qualcosa magari va anche storto, allora l'incidente potrebbe essere più grave. Partiamo quindi e vediamo, li classifichiamo. Diciamo che come incidenti lievi, MDD di tipo 1, di tipo lieve, abbiamo sicuramente quelle articolari. Quelle articolari rappresentano il 70% circa di tutte quelle del comparto lievi. Gli americani le classificano in bends, vi ricordate quella prima terminologia che esemplificava un po' quello che succedeva ai primi subacquei, ai primi palombari. Quelli facevano immersioni basse, a poca profondità, però con tempi dilatati molto lunghi, e quindi diciamo quali erano i tessuti interessati? Appunto quelli a più lenta saturazione, quindi soprattutto le articolazioni. Come si sviluppa questa malattia articolare? Cominciamo a sentire fastidio, all'inizio un semplice fastidio, poi diciamo aumenta, degenera nel tempo a livello appunto delle nostre articolazioni, quindi le spalle, i gomiti principalmente, e quindi deve essere trattata. Sempre una malattia di primo livello potrebbero essere quelle cutanee. Quelle cutanee invece sono normalmente a carico dei tessuti superficiali. Cosa si verifica? Magari a seguito di una risalita da profondità abbastanza elevate, comunque rispettando anche tutti i parametri, delle piccole bollicine di azoto potrebbero rimanere intrappolate nei piccoli vasi sanguigni dei tessuti superficiali, dei tessuti periferici. Quindi magari non entrano neanche in circolo, quindi non sono gravi, si manifestano come, diciamo, del prurito, come degli eczemi, si arrossa la pelle, un po' a mortadella, e questo molte volte anche non è determinato, diciamo, da un errore particolare. Ci sono persone che possono essere anche più suscettibili, perché geneticamente magari sono predisposte a questo.
Un'altra, diciamo che i bands rappresentano il 70-80% del globale delle malattie di primo livello, quelle cutanee un altro 10-15%, esiste anche un'altra piccola percentuale di malattie di primo livello definite linfatiche, sono a carico appunto delle ghiandole linfatiche che si possono gonfiare, quindi ghiandole linfatiche a livello magari del collo, a livello delle ascelle, sono molto rare. Come invece malattie più importanti, MDD più importanti, abbiamo sicuramente quelle polmonari che gli americani definiscono CHOX, proprio perché c'è un intasamento a livello polmonare, quindi i polmoni non vanno in sofferenza, si determina una insufficienza respiratoria, dei colpi di tosse con questo rumore caratteristico. Ecco, qui toccavamo proprio il concetto della gravità, non solamente della manifestazione della malattia, ma di quello che ha comportato in precedenza questo tipo di manifestazione. Quando si verifica questo tipo di MDD, sicuramente per un grosso errore, quindi una risalita preceduta magari da una immersione molto profonda, anche oltre i 40 metri. Come limite delle immersioni ricreative, no? Raccomandato, quindi una risalita da profondità elevate, magari non rispettando la velocità di risalita, magari saltando le tappe di decompressione, perché magari siamo anche con poca aria, siamo in esaurimento d'aria e quindi ci portiamo tutto il carico di microbolle asintomatiche, ce lo riportiamo in superficie, da asintomatiche diventano sintomatiche e quindi questo comporta questo intasamento, diciamo, a livello polmonare. Sempre molto gravi abbiamo le neurologiche. Neurologiche, quindi a carico del sistema nervoso centrale, del cervello o a livello spinale. Entrambe possono essere fine a se stesse, ma in molti casi sono proprio una concausa di quello che abbiamo appena descritto. Quindi questo intasamento polmonare cosa comporta? Che in alcuni casi ci può essere anche una sovrappressione di queste bolle, no? Che spingono sugli alveoli, quindi una spinge l'altra e magari qualche bollicina potrebbe sciuntare dall'estremo venoso a quello arterioso. Passando dall'estremo venoso a quello arterioso è come caricare una pistola con il colpo in canna e giocare alla roulette russa dal primo momento. Abbiamo una bolla nel circolo arterioso, non sappiamo dove questa si va a localizzare. Nel caso in cui imbocchi le arterie carotidee, ecco che può arrivare a livello cerebrale, i vasi sanguigni delle arterie che portano il sangue alle cellule nervose si restringe sempre più, ecco quindi che questa bolla nel suo percorso potrebbe andare ad occludere proprio un vaso sanguigno che porta ossigeno, che porta sangue a un tessuto cerebrale molto nobile. Ecco quindi che questa manifestazione neurologica a livello centrale può comportare, si manifesta con una paresi dalla parte laterale o destra o sinistra, a seconda se abbia colpito il lobo sinistro o destro, diciamo, del nostro cervello. Un'altra manifestazione che dicevamo appunto neurologica è quella a carico del midollo spinale, anche questa potrebbe essere fine a se stesso oppure procurato sempre da questo intasamento polmonare. Queste bolle che intasano il polmone compromettono anche il circolo sanguigno refluo che scarica il sangue e quindi scarica anche l'azoto depositato a livello del midollo spinale. Alterando il deflusso di sangue c'è un intasamento di azoto che non si riesce a liberare nei tempi previsti e quindi c'è una formazione in loco all'interno
delle cellule del midollo spinale, una formazione di bolle che in questo caso compromette la parte mediana inferiore del corpo, quindi con una paresi bilaterale della parte inferiore del corpo. Quindi, insomma, bisogna fare particolare attenzione. Un'altra manifestazione neurologica che deve essere trattata in camera iperbarica anche diciamo a più riprese è quella a carico dell'orecchio interno, viene definita MDD vestibolare, è normalmente a carico del labirinto, cioè della parte interna neurologica della terminazione finale del nostro orecchio, e anche questo è un tessuto molto molto ostico, molto particolare, e anche qui per immersioni magari fuori curva, ripetute durante l'arco della giornata, particolarmente profonde, potrebbero andare ad intaccare questi tessuti, anche questi a lentissima saturazione, che non riuscirebbero nei tempi previsti a scaricare, insomma, tutto l'azoto, e quindi si potrebbero formare delle piccole bollicine proprio all'interno di questi tessuti estremamente nobili. Ecco quindi che la cosa più importante è rispettare le regole. Quindi prevenzione, abbiamo visto tutto questo non tanto per fare degli allarmismi, ma per stimolare quello che già abbiamo detto, cioè cercare di rispettare tutti quei parametri che già abbiamo detto, che già sappiamo. Quindi sostanzialmente prevenzione, rivediamo meglio ancora quello che ci siamo già detti nella prima parte, per quello che riguarda la genesi e la formazione dell'MDD, diciamo queste due anime, quella storica, tuttora estremamente valida, rappresentata dalla teoria di Aldan, quindi che comporta i vari comparti tissutali separati fra di loro, ogni comparto contrassegnato e contraddistinto da un suo rapporto critico, da un suo tempo di saturazione, il tutto quanto impacchettato all'interno di un algoritmo, all'interno di una formula matematica che è all'interno del nostro computer. Quindi per rispettare e rimanere all'interno di quella piccolissima percentuale di rischio, dobbiamo rispettare quello che è la base del modello matematico. Qual è questa base? Ce la ricordiamo? Quindi, molto semplice, immersioni in curva di sicurezza. È sciocco, per non dire qualcosa di peggio, effettuare immersioni fuori curva con il computer. È assurdo. Il bello del computer, come vi è stato insegnato già dal corso Advance, è effettuare le immersioni multilivello. Si va alla massima profondità, quella che si è programmato, si rimane per un tempo inferiore all'uscita della curva, appena il nostro computer ci dà un alert, ci avviciniamo di 2-3 minuti all'uscita della curva, ci alziamo di livello e così via, protraiamo per i livelli successivi. Quindi non dobbiamo assolutamente fare il fuori curva, soprattutto con le immersioni multilivello. Ecco, altra cosa, diciamo, rispettiamo, cerchiamo di rispettare quello sempre che ci dice il modello. Sappiamo che il modello di Aldan è realizzato per immersioni singole. L'immersione ripetitiva la facciamo. Cerchiamo di avere questa avvertenza. Immersione ripetitiva meno profonda rispetto alla prima immersione, e cerchiamo di dilatare il tempo, possibilmente oltre le 2 ore come intervallo di superficie. Dobbiamo fare la terza immersione? Magari, ecco, siamo nei mari tropicali, siamo in vacanza, è prevista la notturna, lo sappiamo in precedenza, quindi cerchiamo di essere
più conservativi già dalla prima immersione della giornata nella quale sappiamo dover fare la notturna. Cerchiamo di gestire con intelligenza, con razionalità, questo tipo di situazione. Quindi, primo modello è aldaniano. Seconda teoria, quella che abbiamo visto, altrettanto importante, quella delle microbolle asintomatiche. E qui non possono essere ricondotte ad un modello di calcolo e quindi è molto importante che noi gestiamo in prima persona, in modo corretto, la dinamica delle nostre immersioni. Quindi ripetiamo. Quindi risalite lente, soprattutto con velocità variabili, rallentate nell'ultimo tratto. Stiamo facendo il corso Rescue, abbiamo trattato anche quello che sono esercizi che comportano, insomma, delle applicazioni, degli incidenti, l'esaurimento di aria. Nel caso in cui dovessimo fare una risalita di emergenza nuotando, ecco, preferibile velocizzare molto. Magari dobbiamo risalire dai 30 metri, risaliamo velocemente anche a 20, 25, 30 metri al minuto fino agli ultimi 10 metri e ci teniamo quel poco di aria disponibile per rallentare al massimo gli ultimi metri prima di risalire. Quindi, microbolle asintomatiche ci insegnano velocità di risalita variabile, rallentare soprattutto negli ultimi metri. La sosta di sicurezza, abbiamo visto quanto sia importante, e anche dilatare gli intervalli di superficie per riportarci sott'acqua il meno carico possibile di queste microbolle asintomatiche. Rimangono altri due o tre aspetti che vorrei magari sentire da voi, se ne avete già idea, cosa mi posso essere lasciato per strada. E vedere, insomma, se riusciamo a trovare altre applicazioni pratiche per una corretta prevenzione o perlomeno per evitare di fare delle azioni che non sono quelle corrette. Ad esempio, cosa è vietato fare dopo un'immersione con le bombole? Hai risposto tu, Sapo? Esatto. Dopo l'immersione con le bombole è tassativamente vietato praticare l'attività di apnea. È pericolosissimo. Perché questo? Perché abbiamo visto che queste microbolle sono intrappolate a livello del polmone, ma dalla parte venosa. Se noi ridiscendiamo e magari come Sapo, che è un bravo apneista, andiamo a 10-20 metri di profondità, anche a 20 metri di profondità la bollicina diventa già un terzo. Quindi già era piccolina a livello, aveva un volume molto piccolo a livello venoso. Diventando ancora più piccola, potrebbe in alcuni casi shiftare e passare a livello arterioso. Il problema cos'è? Che poi da 20 metri Sapo deve ritornare alla superficie. Quindi questa bollicina ce la troviamo paro paro dall'altra parte con le stesse dimensioni di quelle asintomatiche che erano a livello venoso. Ma un conto è una bollicina asintomatica a livello venoso e un conto è la stessa dimensione a livello arterioso. Abbiamo già visto che questa bollicina può andare in giro e se imbocca la strada sbagliata potrebbe procurare dei danni anche molto gravi. Quindi tassativo non fare apnea dopo le immersioni con le bombole. Diverso è fare lo snorkeling, dobbiamo fare lo snorkeling di superficie, andare sotto un metro, quello non confondiamo lo snorkeling con l'apnea. L'apnea è considerata a profondità di 10 metri o allo stesso modo, per lo stesso motivo, cosa potrebbe essere molto grave? Provate a pensarci se vi viene in mente. Ve lo dico io.
ridiscendere subito dopo. Perché ci dovremmo trovare in questa situazione? Magari, non lo so, se abbiamo il nostro gommone, facciamo l'immersione, abbiamo lanciato l'ancora dei gommoni, chi va per mare al gommone sa che è molto facile, sono piccoline, vanno dentro agli scogli, ai sassi, molte volte si incocciano e non riusciamo a ritirarla su. Una pratica che si vede spesso fare è che al termine dell'immersione si tira su l'ancora non viene e uno a turno magari va giù, ritorna sul fondo per scocciare l'ancora. Allo stesso modo, è la stessa regola, è lo stesso problema che abbiamo appena detto per l'apnea. Noi abbiamo anche qui ancora il carico di microbolle a livello venoso, ridiscendiamo, le bollicine diventano più piccole, risaliamo, magari sono passate dall'altra parte ed hanno assunto le dimensioni in precedenza, quindi insomma ci portiamo dietro un problema che si potrebbe poi manifestare di conseguenza. Quindi ecco, fare molta attenzione, avere insomma sempre consapevolezza di questo aspetto, cercare di coniugare il discorso che è già insito all'interno del computer e quello sul quale dobbiamo magari essere attenti, essere consapevoli e vigilare un po' di più. Per quello che riguarda il soccorso e l'eventuale trasporto, una volta che abbiamo riconosciuto l'MDD, sia che sia di primo livello, sia che sia più grave, è importante agire prontamente. Abbiamo da pochissimo fatto il nostro corso BLS, l'abbiamo integrato con l'Oxygen Provider, quindi abbiamo visto già quanto sia importante e fondamentale agire prontamente con la somministrazione di ossigeno. E il primo presidio più importante, la prima attività, la prima cura da praticare è quella di somministrare ossigeno. Sistemiamo l'infortunato, confortiamolo, anche il supporto psicologico è molto importante, teniamolo sdraiato in posizione supino, in posizione di sicurezza, mantenendo la temperatura corporea. Somministriamo liquidi, se li può tollerare, e predisponiamo e allertiamo i servizi medici per il trasporto. È importante tenere nota, tenere traccia di quello che è successo, perché in molti casi o ce lo dimentichiamo o non siamo noi magari ad accompagnare l'infortunato, quindi dobbiamo essere in grado di tenere da subito, finché insomma la memoria è fresca, tenere traccia di tutto quello che è successo e di quali sono state le cause che possono avere determinato, diciamo, questo tipo di inconveniente. Bene, direi abbiamo fatto una ventina di minuti, rimangono gli incidenti legati all'EGA, quindi l'embolia gassosa arteriosa. Vediamo di diamo altri 5 minuti così completiamo anche questa slide, è la 4.3. E quindi qui parliamo dell'embolia gassosa arteriosa. Embolia gassosa arteriosa che è quello spauracchio che già viene trattato dalla prima o seconda lezione del corso Open Water. Direi che è un incidente oramai che non viene più osservato. Diciamo, si poteva incorrere in questo incidente tanti anni fa, quando chi praticava attività subacquea non completava un corso di addestramento. Quindi per incorrere in questo tipo di problema volutamente dobbiamo fare una risalita magari a pallone e volutamente trattenere l'aria che abbiamo all'interno dei nostri polmoni. Trattenendo l'aria all'interno dei nostri polmoni, i polmoni si dilatano, sappiamo, hanno un
una certa elasticità, un certo limite, dopodiché gli alveoli, insomma, non riescono a tenere più e si lacerano. Però prima di arrivare a questo livello noi sentiamo una sovrappressione tale che, insomma, è impossibile non trattenere, cioè, e continuare a trattenere il respiro. Quindi la nota acustica, ma anche questa sovrappressione che ci sentiamo a livello polmonare, fa sì che facciamo uscire l'aria. Quindi è quasi impossibile incorrere in questo tipo di incidente. Nel caso questo si manifestasse, ecco che la problematica è veramente molto grave, anche la sintomatologia è praticamente immediata. Quindi, mentre per le MDD la manifestazione è un po' tardiva, ecco, si manifestano comunque al 50% entro la prima mezz'ora e all'80% entro le prime 3 ore. Per quello che riguarda le problematiche da sovradistensione polmonare, la sintomatologia è immediata. Quando uno esce dall'acqua, se ha i polmoni lacerati, insomma, lo manifesta subito. La sovradistensione polmonare cosa porta? La causa più grave, l'incidente più grave è sicuramente l'EGA, embolia gassosa arteriosa. Anche la terminologia la distingue molto dall'MDD. L'MDD vuol dire azoto nel circuito venoso. EGA significa embolo, quindi aria, nel circuito arterioso, embolia gassosa arteriosa. Quindi abbiamo già aria, delle bolle di aria anche particolarmente significative, particolarmente grandi, nel circuito arterioso. Ecco quindi che magari imboccano, come abbiamo detto prima, la via delle arterie e causano già un danno cerebrale già importante e grave. Un'altra problematica può essere quella del pneumotorace. Voi sapete che i nostri polmoni sono circondati da una membrana, che è la pleura, all'interno della quale c'è una piccola depressione. Questa depressione serve per tenere gonfi i nostri polmoni. Se la lacerazione a livello alveolare va a colpire e a rompere anche questa membrana, la pleura perde di fatto la propria il proprio scopo, la propria attività, e quindi il polmone si collassa. Quindi ho anche, oltre già a questo tipo di problematiche, ho anche difficoltà respiratorie perché il polmone perde la sua funzionalità. In funzione poi di dove si va a intrappolare l'aria ci possono essere anche problemi di enfisema mediastinico quando va a intrappolarsi in un'area tra il polmone e il cuore, o enfisema sottocutaneo e magari ci ritroviamo delle bolle di aria qui sotto il collo. Quindi tutto questo tipo di sintomatologie complesse sono tutte quante una più grave dell'altra. E in ogni caso è importante per i servizi medici di emergenza riuscire a classificarle. Per quello che riguarda invece il soccorritore comune, ecco, l'unica cosa che ci deve un attimino, insomma, togliere dall'imbarazzo è il tipo di approccio. Quindi la cura, il soccorso e il trattamento per l'MDD e l'embolia gassosa arteriosa è la stessa, cioè quindi quello esattamente che abbiamo detto, dobbiamo trattarla esattamente allo stesso modo. Quindi somministrare ossigeno, posizionare correttamente la vittima e attendere appunto l'intervento dei servizi medici di emergenza.